Così acquistiamo qualche ascoltatore migliore, meno male. Dai, dai. Allora, Anna, provincia di Napoli. Anna, provincia di Napoli. Buonasera a tutti. Richiama questa Caterina, dai. Anna, provincia di Napoli, vai. Sì, un po' di selezione almeno. Io ho chiamato per fare un'osservazione. Prima di fatto questo l'abbiamo capito. Siamo tutti un po' adirati, è proprio un momento, un'epoca che siamo tutti un po' nevrotici, un po' adirati. Ma di che stai a parlare? Vorrei dare un messaggio a quella signora del nord, quella signora che dice sempre merda. Chi? È di Verona? Allora, ma chi? Chi è? Ma chi è? No, non lo so come si chiama. Ma allora di che cazzo però stai parlando? Da diverso tempo dice sempre merda. È quella che prende la pensione, è quella che prende la pensione e poi sputa sopra lo Stato. Ah, Lores. Allora, a quella femmina di Streptococco del settentrione. A quella femmina di Streptococco. Ma che vuol dire? Sì, perché è un elemento insignificante che a forza di dire merda ha il cervello offuscato dalla merda proprio. Due punti. Fatti una scopata. Ma perché devi insultare così la Lores? Scusa, Anna. Perché? Ma chi lo sta insultando? Fatti una scopata, la signora Lores. Perché la cara signora ha un temperamento frustrato. Ma è frustrata, dici tu? Sì, che, perché sicuramente non perché non scopa, dici ma tu? Ma sì, sono le frustrate che hanno vissuto e se lo ricordano ancora. E quindi non trovano un vecchietto, poverine, che le consigli di venire a sud perché le servirà più presto un superdotato. Non ho capito, scusa, non ho capito bene col superdotato. Mi sembra incredibile chi chiama qua. Le do un consiglio a questa signora di venire al sud per cercarsi un superdotato più presto, perché le serve proprio una cura, una terapia, mattina, mezzogiorno e sera. Ma secondo me è irrecuperabile questa cosa, irrecuperabile. Ma non c'è bisogno di andare... il degrado è progressivo, non c'è bisogno giornaliero, di andare... aspetta. Minuto dopo minuto. Non c'è bisogno di andare al sud per trovare uno superdotato. Scusa. Ragazzi, il fatto è che siamo più calienti, il sole, centro dei luoghi comuni, sì, incide molto su che cosa? Allo sviluppo delle parti basse, degli ormoni, dici? Ma di cosa stai parlando? Alle tempeste ormonali, ma di che quindi parli? Alla signora cara le serve un personaggio superdotato, così le passa sicuramente la frustrazione. Questa è una terapia giusta. Ma cosa è incredibile che una donna parlare così, questo è anche incredibile. Una cara signora frustrata che se lo ricorda ancora e ha tanta voglia, quindi perciò è frustrata. Il fatto stesso di chiamarci noi a sud sempre merde, ladri. Aspetta un secondo. Noi siamo stati defraudati. Abbiamo chiuso. Aspetta, Lores. Vai a cagare, Cruciani. No, rispondi a questa Anna. Sta sempre con la merda. Smettila, Serena, ma lavorare che siamo tutti di merda. Lurida, frustrata. Che meraviglia. Caro Cruciani, la signora in questione ha una merda come le caramelle. Aspetta, ha detto Terrona vai a lavorare che non fai un caso. Chi te l'ha detto che non lavoriamo? Se troviamo un attimo. Peggio di così può andare o no? Ferma, aspetta. Lei ha tutti i suoi antenati, siamo stati defraudati. Aspetta un attimo. Aspetta, la storia delle due Sicilie, borbonici. Aspetta un secondo. Lores, un attimo, ti faccio parlare. Rispondi. Lores del sud, questo. Bisogna rispondere. Allora. Anna, aspetta un secondo, fai rispondere Lores. Non è che puoi essere così borbonica. No, vai, rispondi ad Anna. Vai. Sì. Uno scontro tra cervelli di altissimo livello. Non ho bisogno di nessun cazzo, Terrone. Vabbè, questo qui ce ne sono ai cosa e vanno benissimo. Mamma mia. Va bene, poi. Se, mamma mia. Rispondi a questa fine. Qua che ti ha attaccato direttamente. Ho 67 anni e lavoro da quando ne ho 18. Quella carogna, digli che loro hanno le pensioni finte, truffate. Va a lavorare, che sei ora, va a lavorare. Lavora 50 anni come me, porra cretina. Ho la pensione perché ho lavorato una vita. Meraviglia. Che mostri. Sì, mi litigavano che sempre disastro, proprio per che questo. Paese, che dici Anna? La risposta di Anna. Un
vicino. La risposta di Anna, vai. Ma quale risposta? La risposta di Anna. Cosa dici? Ping pong, risposta. Ping pong. Anna, ma di chi? Vai Anna. Sì. Sì. Come rispondi a questa cosa che ha detto Lores? Io non l'ho sentita nemmeno. È come D'Alema Renzi, uguale. Vai, Anna, vai. Che dice? Allora, ha detto che non fate un cazzo la mattina e la sera, che siete assolutamente è in pieno errore. Noi ci alziamo alle 5 del mattino, siamo già operativi. Operativi alle 5 del mattino. Questa è la risposta. Sì. Io ha spostato un po', come dire, sì, l'oggetto. Frustrata che non è altro. Frustrata, sempre, se pensi sempre che abbia bisogno di una. Perché io mi limito, altrimenti apro il vocabolario partenopeo, è meglio di no. No, per carità. Vai, Lores, altro intervento. Oh. Dimmi, Lores. Ma cosa vuoi che dica quella lì, scusa? Ma se lo sa anche, non lo so, ma non lo so neanche chi lo sa, è un sasso che trovi in India. Cosa? Dentro al Gange. Lo sa che il meridione lo manteniamo noi da una vita. Avevo 5 anni e sentivo questa. La cassa del mezzogiorno, cazzo! E ancora che mandemo ok, 90% musica dei per invalidi. Cortesia, musica, musica, musica. Buonasera, buonasera, benvenuti al pubblico di Porta a Porta. Come vedete, questa sera abbiamo un attimo cambiato stile nel corso della nostra conversazione. Da una parte abbiamo la signora Lores da Vicenza che difende i valori del nord e dall'altra la signora che difende i valori del sud. Anche questo è servizio pubblico. Prego Lores. Allora, argomenti. E se vuoi te lo ricordo ancora, ecco. 100 Vespa, Vespa. Beh, forse questo è un po'. Forse questo è un attimo eccessivo. Dovremmo un attimo riportare al centro la discussione. Andiamo allora al sud a capire le ragioni del sud. Prego, signora, Anna, dica. Anna, sì, Anna. Sì. Anna, dimmi. Allora, Anna. Che si informa. Allora, bisogna dica, cara, informarsi dica. Bene. Noi del sud, sì. Abbiamo fatto parte del Regno delle Due Sicilie, abbiamo una grande questa storia è più Porta a Porta, culturale, sì. Bene, 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 storico, non siamo su Rai Storia, signora, però mi perdoni, siamo a Porta a Porta in seconda serata. Torniamo da Lores da Vicenza. Allora, signora, la convincono le ragioni che il sud sta portando? Fermi. Come dice, scusi, fermi, signora? Fermi. Scusami, sei una brava ragazza. Poltrini, Poltrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Poltrini, Poltrini, ed è morta.